Chiudiamo, se no qua ci disturbano continuamente. Bene, buongiorno, ben arrivato. Buongiorno una a voi, grazie. Ecco. Signor Verdone, che è regista, sceneggiatore, scrittore di libri bellissimi, molto la sua poesia, il suo garbo, e anche dottore in farmacia. Io provo, se magari ci sediamo chi riesce a sedersi, così vedono tutti, facciamo una chiacchierata, poi gli ultimi 15 minuti, a seconda del tempo che ci vuole che prodigarci, certo, facciamo le domande, ok? Così le chiedo dopo. Allora, siamo con i ragazzi e quindi ci piace parlare degli inizi, no? Allora, io so che lei già da piccolino aveva una grande professione per le imitazioni. Tanto è vero che faceva imitazioni telefoniche per aiutare i compagni innamorati che volevano dichiararsi, che addirittura ha fatto credere a suo papà di essere il fratello del papà, lo zio Corrado, è giusto? È così? Beh, era un ragazzo pieno di creatività, insomma, spiritosa anche nell'osservare la gente, ogni tanto nel fare scherzi anche un pochino cattivi, però tutti molto ben sceneggiati. Insomma, è un ragazzo che ha vissuto in una famiglia molto dinamica, molto, dove c'era molto colloquio, dove c'era anche molta ironia. Questo mi ha aiutato tantissimo. Quello che mi ha aiutato è anche aver vissuto in un quartiere di Roma, vicino Campo di Fiori, in cui c'è il teatro della vita in qualche modo. E quindi ho cominciato ad osservare, però non sapevo che tutto quello che immagazzinavo poi un giorno sarebbe servito per la mia arte. Ho cominciato ad osservare le persone, ma non ero un imitatore, ero più che altro uno scrutatore delle anime, del modo di pensare, del linguaggio, delle gestualità, tutte cose che poi incredibilmente mi sono servite andando avanti nel mio lavoro. Quindi ero un curioso della vita, ero uno che si stupiva sempre in qualche modo, sia nel vedere delle persone, degli esseri umani particolari, sia nel respirare certe emozioni. Era un ragazzo sensibile, tutto qua, con un velo di malinconia che mi è sempre appartenuta, però non è depressione. La malinconia è una cosa, la depressione è un'altra. Chi è depresso non può fare questo lavoro. E ha uno sguardo malinconico, ci sono stati tanti attori, tanti registi, tanti scrittori che hanno avuto una parte malinconica anche nello scrivere, nel recitare, nel dirigere. E quindi, insomma, io mi sono raccontato molto bene in quel libro che questo spettatore ha. La carezza della memoria. La carezza della memoria che segue la casa sopra i portici. E devo dire, se qualcuno mi dovesse chiedere chi è Carlo Verdone, io dico è quello là. L'ho scritto in totale libertà e in totale sincerità. E infatti l'abbiamo letto con un grande piacere. Lei ha tanti spunti, lei dice anche di Sordi, per esempio, che è stato ovviamente una sua grande ispirazione per alcuni, ancora prima che li conoscesse professionalmente, perché sapevo, l'avete già conosciuti quando lei era bambino, lei sarebbe stato l'erede di Sordi, giusto? E poi lei lo descrive molto bene dicendo che c'era questa vena malinconica in questo grande maestro che ha conosciuto. Ma in tutti gli attori c'è sempre una vena un po', una doppia faccia in qualche maniera, ma è normale. Io dubito, diffido sempre degli attori che sono sempre spiritosi, sempre allegri, sempre sorridenti, sempre, in ogni occasione. Certo. Non è così. Non è così, perché siamo degli esseri umani pure noi, quindi probabilmente da ogni azione corrisponde una reazione uguale al contrario. Poi quando entri dentro casa ti riappropri di quello che sei, e spesso qualcuno dice però nella vita io pensavo che eri un pochetto più, tu che sei uno, ma io sono uno normale. Poi quando faccio il mio lavoro chiaramente io fuori. La sua camera si affacciava di fronte alla casa di Sordi, sì. E quindi gli gettava dei sassolini
Cosa è successo? Vedi, Roma è tanto grande, però il destino ha voluto che la mia camera da letto desse di fronte alla camera da letto di Alberto Sordi. Roma è immensa, però era in qualche modo un segno del destino, ecco, forse probabilmente. E lei gli tirava i sassolini? Tirava i sassolini per vedere se Sordi si affacciava, poi un giorno si affacciò, non so se lui o la sorella, perché erano uguali. Vattene via, perché se non mi sta a dormire non rompere i coglioni, sinceramente. Io da quel momento, ma se ero piccolo, non conoscevo manco Alberto Sordi, lo sentivo nominare a casa soprattutto, come grande attore, ma ero piccolo, andavo a vedere i film dei Macista, di Ercole, i western, non andavo a... Sordi, quando ha detto che è stata un'ispirazione, no, è stata un'ispirazione per amare la commedia italiana, per amare la commedia italiana. Io non ho mai imitato Sordi, Sordi certo. È inimitabile, Sordi è una maschera tutta a sé, personalissima, però vedere i primi film di Sordi, in bianco e nero, che ritengo i migliori, insomma certamente mi è venuta, ho cominciato ad appassionarmi alla commedia italiana. La commedia italiana di quel periodo, parlo degli anni 60, della fine degli anni 50-60, era una commedia straordinaria, dove il cinema pescava soprattutto dalla letteratura, dalla narrativa soprattutto, e quindi è chiaro che loro avevano dei soggetti molto potenti, molto forti, che venivano da Sergio Amidei, da scrittori come Ennio Flaiano, Piero Chiara, insomma, quindi è stata una commedia sostenuta dalla narrativa. Oggi la narrativa non ci aiuta più di tanto. Ci sono meno scrittori che possono essere di ispirazione a un cinema comico, se vogliamo, nobilmente comico. È più complicato, è più difficile. Quell'epoca è stata un'epoca d'oro, dove la letteratura ha dato moltissimo al cinema, moltissimo. Lei, forse la cosa che ce la fa comunare a Sordi è la capacità di interpretare e dare vita a dei tipi umani, italiani, nella loro vizi, virtù, mediocrità, bassezza, altezze. Ma io so che l'inizio, diciamo, di questa di questa politicità che la caratterizza, nasce da un fattore contingente, cioè con suo fratello aveva metteva in scena a un teatrino che chiamavate il Cenacolo, ma lei lo descrive come uno scantinato, una rappresentazione teatrale, ma faceva molto freddo e cosa è successo? Ammalò tutto il cast. Si ammalarono tre componenti della compagnia, perché era una cantina dove c'era molto freddo, eravamo degli universitari, avevamo messo su una compagnia teatrale, ma nessuno ci credeva più di tanto. Però avevamo questo amore per il teatro, quindi io pure, insomma, malvolentieri dissi di sì a mio fratello per recitare, però in realtà avevo delle qualità, però non me ne rendevo conto. Un giorno questa cantina gelida, umida, in inverno, fece strage e di spettatori che non si dissero non c'annate là che fa male, quindi avevamo sempre meno spettatori, avevamo 10-15 spettatori, una cosa tremenda. Si ammalarono anche tre attori e erano tutti disperati gli altri, oddio adesso salta lo spettacolo, adesso chiudiamo, il contratto finisce con questa che ci ha dato la cantina. Allora dissi a Luca, a mio fratello, dico guarda te li faccio io, ma come li fai te? Ci provo, dai, mi diverto. Una botta di follia, lo feci e da là è cambiato tutto, perché lo spettacolo è un tale successo con questi miei travestimenti. Io poi avevo una memoria di ferro, ricordavo perfettamente tutte le battute degli altri, quindi è stato un entrare e uscire in scena con grande rapidità, con grande velocità, e quindi da lì è nato un po', oh, ma lo sai che Carlo Verdone è bravo, lo sai, fino a quando non è arrivato il 77, in cui andando a cena con degli amici che facevano teatro un po' più seriamente, ma sempre underground, sempre teatri sperimentali, mi videro fare queste voci, questi racconti, dice, ah, perché non ti prendi questo spazietto teatrale, si chiamava Teatro Alberico, a Roma, sala piccola, quella sotto, 40 posti, fai i tuoi monologhi. Quel teatro era già uscito Benigni con Cioni Mario, parliamo del lontano 77, e mia madre mi disse prova,
Mio padre mi dice, studia, dai, laurea. E mia madre, ma sì, laurea, provaci. Mia madre credeva molto in me. E alla fine tutto è nato in quel piccolo teatrino, quando poi alla fine venne Sergio Leone e Enzo Trapani e Bruno Coglino a vedermi, e Leone mi prese per, mi mise sotto contratto perché voleva fare un film, e Trapani e Coglino mi portarono a Torino per fare uno stop, e da là praticamente è cominciata un po' la mia carriera, in maniera anche sono rimasto un po' sbalordito perché non era il lavoro che volevo fare, ecco. Io mi stavo preparando per tutt'altro. Poi invece la vita ha scelto per me così. Oggi sono felice che la vita mi abbia indicato quel sentiero. Anche. Però mai mi sarei immaginato, mai. Ma soprattutto non mi sarei mai immaginato di arrivare a 44 anni di carriera. Ecco, questa, quando uscirono i primi due film, io ero convinto che non sarebbe durato a lungo, ecco perché mi ero laureato in lettere moderne, quindi avevo già pronta la laurea per andare sicuramente a fare qualche altra cosa. E invece poi dai personaggi di Un sacco bello a Biancorosso e Tordone sono arrivato finalmente a Borotalco, in cui ho dimostrato che non sapevo fare soltanto i personaggi ma anche un personaggio unico e anche scrivere una storia. Quindi da Borotalco in poi, diciamo, che prende forma un po' la mia carriera, e da lì l'ho presa molto molto seriamente, e quindi è diventato il mio lavoro fisso. E meno male. Che quando quello spettacolo che ha fatto l'Alberico, che poi all'inizio era l'Alberichino, doveva essere in due, e poi il secondo si è tirato indietro, quindi lei ha avuto un attimo di timore, è stata la mamma a dire vai lo stesso. Dovevo fare col povero, dico povero perché non c'è più, Daniele Formiga, ci eravamo messi d'accordo per scrivere una cosa insieme e farla, perché io francamente non mi ritenevo all'altezza di poter affrontare un pubblico teatrale pagante con una critica che andava, una critica che seguiva questi teatri off. Poi all'ultimo degli ultimi 10 giorni disse che non se la sentiva più. Così. Andai da lui, gli diedi un cazzotto in faccia, gli disse che tanto spende 200.000 lire, perché all'epoca 200.000 lire erano 200.000 lire, dico per bloccare il teatro adesso è tiri indietro, quindi ci fu una specie di lite, poi insomma col tempo è andato tutto così. Stato perdonato, anzi forse lui si è mangiato le mani, forse sì. Avuto. E quindi ho scritto in 10 giorni, ho scritto quello che sarebbe stato il mio primo spettacolo teatrale dal titolo Tali e Quali. E lì c'erano già tanti segni. Erano i personaggi della vita reale riportati Tali e Quali seguendo questo procedimento, dalla voce risalire al tipo. Quindi erano personaggi della vita quotidiana di tutti i giorni. Quindi quella Roma che mi ispirava, quei tic, quei difetti, quelle fragilità, quelle logorree, quindi sono nati in quel piccolo teatro i primi personaggi che poi avrei portato al cinema, in Un sacco bello soprattutto, e poi quando feci il teatro più ad alto livello al Liceo con Senti chi parla. Nasce tutto in piccoli posti, in piccoli teatri, in piccoli luoghi. Questo sia incoraggiante per chi vuole iniziare. Ha parlato del sì, maestro. Però vorrei sì? sottolineare, certo, una cosa. Quello che è importante è avere uno stupore sempre, vivere nello stupore, nella curiosità degli altri. Se non si vive nella curiosità, se non si è degli osservatori, si assorbe poco. Questo è il problema. Quindi bisogna averlo un po' per natura, questa voglia di essere un pedinatore, no, per, certo, la gente. Ecco. Lei riesce a farlo ancora nonostante la sua notorietà? Riesco a farlo. Una volta ero io che andavo dagli altri e mi mettevo da parte, adesso sono gli altri che vengono da me e chiedono mille cose, però parlando escono fuori tante cose, insomma. Adesso io non ho più l'età per fare i personaggi, questo è ovvio, quindi
devo farli fare ad altri attori in qualche modo, oppure insomma io posso migliorare la mia recitazione sempre di più, però entro certi schemi, non posso più mettere le parrucche o cercare di ringiovanirmi, no, quello che sono adesso, quindi sono sempre di più, c'è sempre più maggior coralità intorno a me, dove spesso cerco di lanciare anche i giovani, come ho fatto in questa serie per Amazon Prime Video, Vita da Carlo, che non è un documentario, è un film, di 10 puntate, quindi e ho tanti esordi importanti di ragazzi soprattutto, poi sono contornato la Bragettuna, poi ne parleremo meglio poi quando ci sarà la conferenza stampa. Ok, so che avete finito l'altro ieri, dopo 3 mesi, è stata la fatica più incredibile della mia vita. Anche perché lei ha scritto tutti gli episodi, oltre ovviamente, non voglio strappare ulteriori informazioni della conferenza stampa. Ha accennato a Sergio Leone, la storia che ha raccontato tante volte, però secondo me è bella da raccontare, perché Sergio Leone l'ha proprio chiamata, ha voluto produrre il film, lei ha detto non perché ce ne si soldi, ma perché ha convinto chi era la produzione a farlo, ed è stato anche paterno nei suoi confronti, nel senso una guida, gli ha fatto dirigere, questo film, c'era con un ceffone, come è andata? È andata che insomma ho avuto una buona intuizione, perché dopo la fine delle puntate di Non Stop molti produttori chiamavano, telefonavano a casa, proponevano, però nessuno di questi mi dava una certa affidabilità. Mi sembrava di entrare in film di commedia di quell'epoca, che non erano gran commedia, francamente, erano commedie molto superficiali, un po' erotiche. E allora non sentivo di dover andare a quell'appuntamento, non sentivo di dover andare a quell'altro, non sentivo che c'era francamente uno spazio adatto per quello che avrei potuto fare. Quindi aspettavo, il telefono non squillava più, quando poi a un certo punto il telefono ha squillato ed era Sergio Leone. Mi volle incontrare, praticamente lui aveva capito quello che sapevo fare, quello che potevo fare, mi disse subito, io non so perché mi fai ridere, ma c'è qualcosa che mi fa ridere, mi disse andiamo bene, no, ma io mi ricordo che sudavo molto davanti a lui, perché stare un personaggio così importante e imponente come Sergio Leone non è una cosa autoritaria, certo. Insomma, autorevole e autoritaria, però poi alla fine è stato il produttore ideale, quindi ho fatto bene ad attendere e a dire dei no. Se avessi detto dei sì, non saremmo probabilmente qua a parlare. Ma il ceffone com'è arrivato? Il ceffone è arrivato, ma non è che è arrivato il ceffone, è arrivato, ho avuto 4-5 calci nel sedere, ho avuto un cazzotto anche con la pede sulla fronte, 5-6 sberle in faccia, ma saranno arrivate perché lui al montaggio non voleva che io montassi quell'inquadratura, perché secondo lui l'avevo fatta tagliando la fronte, lui voleva le immagini pulite, a me sembrava che quell'espressione era perfetta, però lui non la voleva e la rimontava come voleva lui, io come andava via rimettevo la mia, invece mi diede un calcio nel sedere di una violenza tale che si fece male lui, perché c'era le pantofole, perché casa sua era a 20 metri dal montaggio, un edificio del montaggio, quindi usciva praticamente in vestaglia con le braccia avanti e veniva a vedere lui. E poi tante altre volte, quando feci una telefonata in un sacco bello di Leo a Marisol, di Leo a mia madre per dirle che avrei ritardato l'arrivo alla Dispoli, allora lui che cosa fa? Dice mi voleva sudato Sergio Leone, quel giorno era sul 7 e mi ha detto io voglio vedere sudato, perché chiaramente lei sta dell'anno alla camera a fare l'amore con l'uomo suo, tu sei arrabbiato, sei furibondo, speri sempre che questo se ne vada, che lei diventi tua in qualche modo, così, quindi in più sei arrabbiato con tua madre che ti ha fregato tutta la vita per stare sempre accanto a lei e non avere una certa libertà, quindi devi essere sudato, paonazzo, rosso, perciò fate diversi giri di palazzo e poi sai le scale, col piatone
Beh, la telefonata in modo che si sente proprio la pressione, la rabbia. Io dico, ma questa è matta, erano 40 gradi quel giorno. Allora, ha chiuso la porta e sì, dico, poi ci giri le palazze. Questa l'ho raccontata mille volte. Insomma, uscì, feci due rampe le scale, stai un attimo, fuma una sigaretta, vai a tornare su e dici, pronto, pronto, fingendo ad avere un gran fedore. Dice, motore, motore, sette prima. Bam! C'è ancora il Chuck probabilmente, quella è la scena girata. Siete Sergio Leone mi dà una pizza in faccia e mi dice, a stronzo, il giro di palazzo non hai fatto, mi sono affacciato dalla finestra. Una figura tragica ho fatto, veramente una figura tragica davanti a tutta la truppa, da quel giorno lo odiai, però poi alla fine aveva ragione lui. Le ha insegnato tanto? Beh, mi ha insegnato a non accontentarmi mai, ma di fare sempre meglio, di stare attento soprattutto ai collaboratori, agli attori, ai generici, alle facce delle comparse. Lui era un meticoloso in tutto questo, quindi mi ha insegnato a guardarmi anche intorno a me, non guardare soltanto addosso a me. Ma infatti credo che i miei film abbiano fatto conoscere dei personaggi caratteristici come Elena Fabrizio, come Mario Brega, come Angelo Infanti. Ecco, quei personaggi certe volte sono fondamentali perché ti danno una luce in più alla commedia. Io non ho mai concepito un cinema in cui ti spari la macchina addosso. Un film è fatto di tanti attori, ma è fatto anche di facce, di generici, di comparse. Devono essere più possibile ben scelte e devono significare un qualcosa. Assolutamente. Quindi questo è molto importante. E non a caso i grandi film di commedia italiana sono pieni di questi personaggi, di ruoli minori. Però Fellini insegna, soprattutto nei Vitelloni, Circo Bianco, ma anche i film di Divisi, cioè, i generici, le cose sono sempre perfette, sono sempre dei dettagli che hanno fatto grande la commedia italiana. E un altro regista che è stato importantissimo in questo è stato Pietro Gelli. Pietro Gelli è stato proprio il regista che più ho amato in assoluto, proprio per l'eleganza delle sue commedie, per come trattava le seconde linee degli attori, per come dirigeva, per il bianco e il nero della sua pellicola spesso, no? Sedotta abbandonata, Viva l'azione italiana, sono film strepitosi, quindi un grande autore. Insomma, quindi piano piano. Gianni ci ha accennato a Fellini che era un amico di famiglia, un amico del suo stimato papà, stimato papà, ed era anche venuto a vederla, no? In una delle prime cose, scrivendo poi al papà che Carletto aveva talento, vero? Sì, aveva talento, così diceva. Però io non avrei mai fatto figlia di Fellini, perché Fellini alla fine gli interessavano le facce, io non c'avevo una faccia da Fellini. Le facce felliniane erano delle facce quasi caricaturali in qualche modo, non c'entrava niente, però io lo stimavo tantissimo come regista, come autore, era un uomo superiore a tutti, non è stato soltanto un grande regista, è stato uno scenografo, un truccatore, un costumista, è stato tutto, aveva proprio uno stile assolutamente personale. E ricordo due episodi di Fellini che racconto in parte del primo libro. Il primo episodio fu quando una sera io uscì dalla casa di una mia amica a Piazza di Spagna, avevo posteggiato la macchina in via del Babuino. E era l'una e mezzo di notte, l'una e tre quarti, così. A un certo punto vedo un signore appoggiato a un muro. Allora, uno mi ha pensato, questo no, ma appoggiato a un muro da solo, con una strada solitaria, pensai,
a qualcuno che tu aspettava la macchina, ragazzo detto, ma che ne so, ma a un certo punto guardo bene e dico, ma che è la testa dei Fellini? In realtà Fellini abitava dietro via del Babbo, abitava in via Margutta. Allora avvicinai poco fa, era Fellini, ah, andai, ti ferito. Ma che ci fare due meno un quarto qua? Dico, guarda che sei equivoco in questa posizione. No, sto aspettando la pantera della polizia che mi porta in giro a vedere quello che succede per Roma. C'è uno che dorme poco, che piace vedere, intanto trovi qualche avvenimento, qualche cosa, qualche faccia, qualche episodio. Dico, dormi poco? Non dormo un cazzo. Dico, siamo uguali, dico, dormiamo poco tutti e due. Allora te posso rompere i coglioni qualche volta. Ma chiama pure quando ti pare, dalle 7 in poi io sto sempre in piedi. Ma che bello. Dopo ho finito il discorso, arriva una macchina polizia, monto dritto e si vanno via. A me questa cosa mi piace tanto ridere, perché vedi, andava a cercare quello che succedeva nella città con i poliziotti dentro. E poi prese veramente la voglia di sentirmi la mattina per una settimana prima che si ammalasse. Ci siamo sentiti la mattina. Cosa vi raccontavate? No, lui mi faceva un sacco di domande a me su come stava cambiando la società, perché non la capiva. Mi chiedeva come erano i giovani, come stavano cambiando, perché là, e perché questo, e perché questa musica, e cos'è che... Cioè, era un mondo, sentivo, che un grande autore non riusciva più ad afferrare. Tentavo di spiegargli, però lo sentivo come troppo distante, e forse anche un pochino depresso. Di lì a 7 giorni abbiamo avuto questi colloqui molto... molto interessanti, ero molto emozionato perché parlare con Fellini non era una cosa semplice, era un uomo che non è che lo si dava alla gente con grande facilità. E poi dopo si ammalò, poverino, ed è scomparso. Però avrò sempre un bel ricordo di lui, come una persona molto intelligente. Soprattutto lui, secondo me, era un grande direttore di attori. Quando veniva a casa nostra, ci veniva volentieri lui e Giulietta, venivano perché sapevano che era una famiglia tranquilla, non l'avremmo pressato con le domande, con le cose, era uno di casa, era un amico di papà, insomma, e avevamo un bel terrazzo che lui si vedeva da Roma, quindi ci venivamo molto volentieri. Ogni tanto però io gli dicevo, ma quella scena là dello Scecco Bianco, ma chi era quell'attore? Lui ogni tanto, per ricordarsi la scena, la rifaceva, ma quando rifaceva la scena era un attore pazzesco, cioè aveva dei tempi, della gestualità, delle cose che erano straordinarie. Quindi con un uomo così capace di trasmettere agli altri l'anima di quel personaggio, tu capisci come un regista può essere un grande direttore di attori. Era veramente fantastico, e questo però non l'ha mai fatto vedere. Sì, ha fatto parte di un piccolo cameo, un film di Rossellini, ma sembra più fare un Fellini distaccato. Ma quando lui imitava qualcuno era veramente eccezionale, un uomo eccezionale. Quindi per me, io lo ritengo tra i più grandi registi del mondo, ed esisterà sempre Federico Fellini, come esisterà sempre Stanley Kubrick, come esisterà sempre Kurosawa, come esisterà sempre Billy Wilder o Ingmar Bergman. Però Fellini aveva la capacità di scrutare l'anima della gente, delle persone, in maniera, direi, quasi incredibile, quasi paranormale.
lei è una persona estremamente colta, che è arrivata con un papà estremamente colto, che l'ha anche bocciata a un esame, io ho letto la storia del cinema, perché cercava di barare come era andata la questione. La questione andò che praticamente mi mancavano due esami per la laurea. Storia clinica del film è un esame, l'ennesimo esame di letteratura italiana. E quando arrivò al giorno di storia clinica del film, il problema era che mio padre era il docente della cattedra. Mio padre è stato il primo docente di storia clinica del film in Italia, quello che ha aperto l'istituto dello spettacolo all'università. Prima a Parma e poi è venuto a Roma. Quindi c'era solo il professor Verdone. E io dissi, papà, ma domani? E lui mi disse, mi devo interrogare dagli assistenti. Dico, senti, fammi una cortesia, non io puoi dire a persone se mi chiede... mi chiede Fellino, Sellino, realismo, genio, quello che ti pare. Allora disse, ma no, dai, ma non si fanno queste cose, che ci mettiamo d'accordo prima, papà, dai, mancano due esami a finire, dai. E lui disse, no, dai, sono brutte queste cose, sono brutte, però Dio, dai, lo so che lo fai, dai. Quel giorno le presento, sala piena, dico, mamma mia, è questo quello che mi interroga. Erano tantissimi studenti, mancavano due assistenti, stavano male. Mio padre disse, ragazzi, chiedo scusa, però due assistenti, il professor Tassone e un altro, non mi ricordo il nome, e dice, hanno chiamato, hanno l'influenza, e quindi dovete avere più pazienza, lo dovremo fare in due o tre giorni questo sabato, tutti quanti un po' scontenti. Ma so da solo che devo fare. Allora, cominciamo subito. E attaccò subito con me. Dove Carlo, subito dagli studenti, tutti quanti a farsi, questo basta. Io vado, ma mio padre aveva la fama di essere buonissimo, non boccia mai nessuno. Io non faccio esame perché papà non boccia mai nessuno. Al massimo ne dava un 22, per lui 18 non lo dava, 22, 21, 23. Mi parli di Pabst. Mi parli di Dreyer. Mio padre che volta la faccia dall'altra parte e non mi guarda. C'è una moda tra gli studenti. Nemmeno mi attacco a parlare, sì, qualcosa sapevo, ma sapevo molto poco. E lui mi fa con l'abbraccio così, ci rivediamo alla prossima versione di Riccardo. Precisamente dagli studenti lui terminò e tutti rimasero così, come a dire, ma oggi il professor Dottore è incazzato nero, mi guardavano come in maniera, io andai via veramente arrabbiato, guardati, ma io non ho combinato, ha fatto questo, ma sono andato via, manco sono rimasto in aula, sono andato via, si chiama, che fanno? Arrivato a casa e dice, ma cavolo hai combinato, ma che va? E lui rinchiudendo mi dice, mi scocciava tanto, fa vedere il padre che dà un voto buono al figlio. Mi dava fastidio. Ma peggio da fastidio, ma mi rifai fare l'esame, lo rifarai. Dai. Studio de Pabst e Dreyer. Ho imparato. Volevo fare un'ultima domanda, poi lasciamo lo spazio a Ivan. Volevo anche chiedere questo, che è una persona estremamente colta e diventata anche tanto noto per interpretare molti coatti, molte persone, anche ed ama artissimo dai fan che le chiedono spesso di rifare, di
a parte la foto, la cosa eccetera, lei racconta episodi appunto molto divertenti nel suo libro, da appunto pedinamenti in motorino a praticamente visite sul capezzale di malati, insomma tutto. Com'è questo essere Verdone? Perché appunto lei adesso parla di a proposito di questo, non è un argomento che fa ridere, però è un argomento che racconto di tante persone, che c'è scritto in quel libro là, La carezza della noia. Mi sono capitate delle persone malate terminali che chiedevano di potermi incontrare per dirmi grazie. Questa cosa mi sembrava assurda e anche un po' imbarazzante, però ho capito che in realtà con i miei film ho fatto passare dei giorni, delle ore in distrazione a queste persone, e magari facevano la terapia del dolore. Certo. Quindi quando sono uscito da uno di questi incontri, e uno lo racconto nel libro, sì, ho capito che la funzione dell'attore, soprattutto dell'attore comico, brillante, che fa bene il suo lavoro, può essere molto 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 importante quanto una medicina. Noi se facciamo bene il nostro lavoro siamo di aiuto alle persone, ma lo dobbiamo far bene, se no li facciamo incazzare se li facciamo male il film. E quindi, ma ieri in treno è capitata una cosa incredibile, stavo seduto con un treno che si fermava ogni mezz'ora perché si rompeva, non lo so. A un certo punto si alza un signore di colore, viene vicino a me e si dice, signor Verdone, lei lo sa che ha aiutato tanto una bambina che stava per morire? Chiedi me, non lo so, mi racconti di cosa è successo. Dice, io sono somalo, era un signore ben vestito, viaggiava in esercito, però aveva la faccia dopo di quella regione d'Africa, insomma, un etiope in somalo. Dice, io sono un medico, mi sono trovato, io dice lavoro in Italia, però lavoro anche in Somalia. Io sono un suo ammiratore, non conosco tutti i suoi film, però qualcuno ce l'ho, l'ho portato anche giù in Somalia, qualcuno ancora parla un po' l'italiano. E un giorno mi sono trovato con una bambina alla quale dovevamo amputare tutte e due le gambe, però per distrarre la bambina che stava disperata perché aveva capito che tipo di intervento dovevamo fare, ho avuto il coraggio di mettere la cassetta, perché qui evidentemente tanto lento, di troppo forte, tra di vedere un pezzo di quando lei fa quel gioco a flipper. A un certo punto la bambina si è distratta e nel momento in cui vedevo che la sua disperazione diventava prima seria, poi accennava un sorriso, siamo riusciti a fare una preanestesia e l'ha fatto distaccare. Grazie all'anestesia poi le cose abbiamo dovuto purtroppo, se no, però certo, se no moriva di cancro. Certo. E quindi il suo film è servito, no, questo episodio mi ha molto commosso, ho detto ma guarda, lui mi ha detto siete utili quando fate le cose bene, io la ringrazio tanto per questo episodio. Insomma, essere Carlo Verdone è una responsabilità enorme. Ma non è essere Carlo Verdone, è far l'attore una responsabilità enorme. Se lo vuoi far bene, se vuoi lasciare un qualcosa nel pubblico, nelle nostre fragilità, nelle nostre inconsapevoli comicità, riporti un po' la realtà in qualche modo, no? A modo tuo, la riproponi a modo tuo. Ma lo devi far bene questo lavoro. Certi film sono venuti molto bene, altri forse potevano venire meglio, però insomma dopo tanti anni, veramente decenni di lavoro, non è facile, ecco, mantenere sempre lo stesso standard. Però io sono convinto adesso, quest'ultimo lavoro che ho finito l'altro ieri, di essere veramente a livelli buoni, poi lo direte voi, perché insomma non è che posso dirlo da solo, però credo che sarà, insomma, sarà una bella sorpresa, dovrebbe essere una bella sorpresa. Vabbè, noi non vediamo l'ora di vederlo, siamo molto curiosi di questa, spero, di questa, no, serie. Spero tanto, spero. Buongiorno. 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 Allora, una domanda sulla distribuzione volevo farti.
sul tuo ultimo film che insomma è andato direttamente in streaming. Come mai, diciamo, qual è un po' la tua opinione sul... Io quel film l'ho concepito per il cinema, io ero convinto che prima o poi si sarebbe uscito al cinema, non mi avrei mai immaginato che questo Covid sarebbe durato così a lungo, mai. Io ho portato ho cercato di convincere il produttore a resistere il più possibile, che lui già stava vedendo le cose e si mettevano male, stava, ho detto ti prego, fammi questa cosa, e lui l'ha detto, lui francamente stava di parola. Passati 13 mesi però dalla cosa, lui ha detto io non sono più in grado di tenerlo fermo questo film, prima perché invecchia il film, secondo perché io ho speso molto di promozione in tutte le città d'Italia, qua non si sa qua, prima del miglioramento dei dati. A quel punto tu non puoi fare niente, il film non è mio, il film è suo, io non è che ho partecipazione al film, io sono pagato, basta, il film è suo. E quindi è andato in streaming. È tutto un altro tipo di esperienza, perché io ho fatto uscire un film, ma io ogni tanto, sai, vado, quando esce un film, vado in sala, piace sentire un po' le reazioni del pubblico, non ho avuto nessun tipo di reazione, non so, so da chi l'ha visto, chi ti è piaciuto, chi ha detto però, chi ha detto sì, divertente, però so, come sempre il pubblico un po' ovviamente si divide sempre, però non mi è mancata la reazione, mi è mancata la reazione della sala, che è tanto importante per un autore. Questo è un nuovo modo di vedere l'audiovisivo. Che succederà? Io dico che insomma, il cinema non morirà mai, perché il cinema alla fine, quando il maledetto virus si era dato una calmata, lo sapremo gestire meglio, insomma la gente tornerà. Però quello che a me più fa paura è la generazione dei giovani, perché loro ormai sono abituati a vedere tutto in piccolo. Il papà di un mio amico gli diceva, io stavo a vedere il film in televisione, dice c'è uno schermo gigantesco, a un certo punto mio figlio mi fa, papà ma vado a vedere in camera, perché muovo meglio qua, cioè adesso appoggiato al piccolo, è piccolo, gli ha detto lo schermo, ma io sono abituato, mi piace. È andato là e si è visto tutto il film con lo smartphone e parte con lo grande schermo. Allora, siccome era una serie, io dico, allora questi ragazzi ormai si abituano a stare 30 minuti così e si vedono una puntata. Ma saranno, quando i cinema saranno riaperti, avranno la pazienza di aspettare un'ora e mezzo, un'ora e tre quarti a vedere un film, o quando è mezz'ora, se sono abituati a mezz'ora, dopo diventa una noia, diventa troppo lungo. Guarda, questo è un problema, questo potrebbe essere un problema, perché dai un'educazione alla cosa che devi essere corto e forse dopo ci deve essere una seconda noia. Questa è la cosa che più mi preoccupa. Poi per il resto io mi auguro veramente che il cinema riprenda in piena, ma certo fino a quando i numeri non finiscono, come si fa? Speriamo, entrare con la mascherina e cose, per carità, io sono andato al cinema, ho visto il film, ma eravamo pochi, insomma, una volta non c'era nessuno, ce lo dico a mio amico. E quindi è una situazione molto piena di sconforto in qualche modo, però insomma voglio essere speranzoso, dai, che le cose possono andare bene a un certo punto. Scusa, c'è una domanda là, poi sono un po' emozionato, Carlo, ti devo dare questa cosa, poi aggiusto un po', è del 57, ah, 40 grazie. Anni prima del 57. Oh, che bello, grazie tanto. Il libro della vecchia Roma, i 40 anni della Roma. Questa è bellissima, ora ti spiego perché c'è tutte queste cose. Io volevo, sono un po' emozionato, quindi, conosco Roma come te, anche se sono di Potenza.
La ami, sì. Vedo però. Molto. Sì, assolutamente sì. Pasolini, Anna Magnani. Con uno sguardo bellissimo, diciamo. Volevo dirti questo. Io tra l'altro vado in un ristorante a mangiare dietro il Teatro dell'Opera, lì a Napoli, dove 40 anni fa andavate tutti, dopo il doppiaggio, in via Farini, giusto? C'era una... Il ristorante abruzzese, bellissimo. Quindi vedere tutte quelle foto di quelle persone, tra l'altro sono un amico di Massimo Ghini che ha lo stesso garage all'Espidino, è un po' tirchietto, però vabbè. Ora, qualche giorno fa ero a Campo dei Fiori, stavo facendo colazione, ho fatto una passeggiata per Portico di Ottavio, per vabbè, il ghetto romano. Volevo chiederti, siccome mi appassiona più anche il fatto, diciamo, politico di Carlo Verdone, quando hai affermato politicamente corretto, trasferire quell'affermazione adesso cosa significherebbe? Fermo restando che il politicamente corretto ha delle basi giuste, no? Perché non è che si possono usare certe espressioni, certe cose, dobbiamo diventare un po' più educati e sensibili verso gli altri. Quando diventa parossistico, diventa una forma di censura, che è inaccettabile. Perché, allora, tu dovresti pensare a tutti i film che sono stati negli anni 60. Alberto Sordi sarebbe censurato dal primo all'ultimo film, perché ha fatto della scorrettezza, personaggio proprio, certe volte ha interpretato personaggi tremendi, pensa al medico da Muto, che è, diciamo che... Però... Dobbiamo anche contestualizzare determinate cose. Adesso non è che improvvisamente pigliamo e abbattiamo quel monumento perché quello da Cristoforo Colombo ha fatto l'invasione, ha ammazzato i nativi dell'America, le cose. Contestualizziamo un po' le cose, lo voleva all'epoca, a me manco mi era simpatico, però stiamo attenti perché diventa troppo. Io sono stato criticato da una super femminista nell'ultimo film perché indugiavo un po' troppo sul sedere di mia figlia nell'ultimo film. Però in realtà quell'immagine io l'avevo presa un po' da un programma che adesso non dirò né il nome del conduttore che è mio amico e tutto, vedendo proprio la televisione, insomma, dove ancora queste cose tendono a sparire, però era così. Quindi mi sono un po' ispirato a quel programma, a quella valletta in qualche maniera. Insomma, quando vai a cercare il pelo nell'uovo... Beh, anche una satira, no? Com'è? Anche fare ma, insomma, al commento, ma no? Ma certo, certo. Ormai tutti quanti sappiamo che il negro è una parola che i neri non gradiscono e quindi non lo diciamo, hanno ragione. Se loro dicono no, per noi è un'offesa, basta, hanno ragione. Basta, quindi diremo neri, diremo altre culture e compagnia bella, ma mi sembra giusto. Però quando andiamo su altre cose, insomma devi stare attento, soprattutto sui social, qualsiasi cosa che vai a dire, perché immediatamente te vengano addosso in 3.000. In questa foto dai un pessimo esempio, si vede che dietro hai una sigaretta. Vabbè, c'è stato l'aperto, c'è la sigaretta, le cose eccetera. Quindi adesso dobbiamo stare attenti che non ci siano sigarette. Poi va benissimo. Però non è solo quello, insomma, bisogna avere un po' anche un po' secondo me un po' un buon senso, perché se no finiremo per entrare in un altro tipo di censura, che è una censura dalla quale non se ne esce più, qualsiasi cosa fai è sbagliata. Troveranno sempre un dettaglio che non va. Hai capito? Ma mi sembra più un fattore quasi di moda del momento. Non lo so, la trovo così sbagliata, non lo so. C'era un'altra domanda qua? L'ultima domanda, ok, grazie. Pur ribadendo che
fondamentalmente va bene, è giusto essere corretti e non offendere nessuno, per carità di Dio, quello sì, però insomma cerchiamo, ecco, come ho detto prima, di usare anche un po' di buonsenso, anche di elasticità, perché se no veramente non si riesce nemmeno a far più ridere. Ma io un film come Giallo Cetone, ma quando mai lo avrei voluto fare? Quando dico c'è una cieca qua che vorrebbe fare una cosa, una cieca, no, dice non vedente, come si permette, o perdiamoci di vista. No, purtroppo è una disabile, no, diversamente abile. Catcalling in macchina. Il fanatismo di tutto. Come complicarsi? Sì, insomma, i cani, il cibo, è un pochino troppo, alla fine poi ci fermiamo anche noi scrittori, non sappiamo che scrivere, non è che noi facciamo ridere soltanto con lo scorretto, che poi non è scorretto, è il linguaggio un po' di tutti i giorni, devi stare però attento, certamente a non offendere nessuno, quello per carità è ovvio, giusto, però mi sembra che ormai tutti più o meno ci stanno molto attenti, insomma, quindi la ricerca sempre del dettaglio scorretto per attaccarti mi sembra un po' una ma quella non forse è un po' pretestuoso, secondo me, il parere, nel senso, a volte cercare notorietà. C'è una domanda qua davanti? Se posso, una domanda che tu su di te, una domanda che non ti hanno mai fatto e che vorresti che ti facessero. È troppo difficile. È troppo difficile. Qualcosa di inedito. Scusa. Dopo 44 scusa. Anni. Mi hanno chiesto tutto. Scusa. E di più. Carlo, ma che vogliamo? I cieli puliti o? Oh? Il gatto. Il viaggio con papà. Io voglio venire. De che? Non lo so, la domanda non mi hanno mai fatto. Io sinceramente vivo per gli altri, non vivo per me stesso, non vivo per accumulare premi, applausi, abbracci. Cioè la cosa a me che più mi preme è il benessere della mia famiglia, dei miei amici, delle persone che magari sono più fragili, sono più... io sono molto dedito a questo, no? Io penso che un po' si noti in qualche modo, però Carlo Perdone del privato, cioè se io non mi salto mai di fronte a una vittoria, però non mi abbatto mai di fronte a una sconfitta, mai. Il mio primo pensiero, il mio primo problema, ecco per esempio, quando stavo per uscire una volta sola, io speravo che uscisse in sala come tutti noi, poi siamo stati bloccati 24 ore prima. Mio figlio stava per avere una risposta molto importante. Io dentro di me in treno dicevo, ma se dovessi scegliere, se il film va strabene cosa, o lui, io, ma non ci ho pensato minimamente, cioè io sapendo quanto aveva lavorato mio figlio su quella cosa, quanti viaggi aveva fatto, quanti master aveva fatto, cioè desideravo nel vederlo che aveva studiato quei 2 anni in maniera spaventosa che avesse del successo. Quindi tra i due, lui, io ormai la mia carriera l'ho fatta, però insomma, ecco questo. È arrivata quella risposta positiva per suo figlio? Sì, certo. Ma lui sono lui e mia figlia sono le cose più belle che mi sono capitate nella vita, sono due ragazzi che non mi hanno mai chiesto niente, sono andati avanti con le gambe loro, si sono fatti persone, insomma, hanno avuto una buona educazione, ecco, insomma. Una domanda, c'era questo grande ragazzo? Poi le ultime due. Per la carriera. Volevo chiedere, come avete già accennato prima,
com'è stato lavorare con dei mostri sacri come Sergio Leone, che avete lavorato con lui all'inizio dei primi film. Poi tra l'altro i vostri film sono stati musicati da Ennio Morricone, e poi nei film c'era anche Mario Brega, che era bellissima la scena di Un sacco bello quando faceva il padre di Ruggero, che si preoccupava, vedi come sta questo. Le volevo chiedere com'è stato lavorare con questi, diciamo, mostri sacri del cinema. Io ho lavorato con delle persone che purtroppo non ci sono più, che hanno rappresentato il vero cinema. Oggi non è cinema quello che stiamo facendo. Vedi, la serie che sto facendo io è cinema? Sì, lo è, in qualche modo, perché vedi, alla fine lo vedi sullo schermo. Però il cinema, quello di una volta, quello dove potevi avere 400 comparse, 500 comparse, dove c'era più vicinanza tra me e tutti quelli che mi aiutavano a fare il film, parlo del montatore, parlo dell'umorista, parlo del musicista, non c'è più, perché siamo sempre di corsa. Io sono troppo veloce. Questa serie, mentre io giravo, quello 3 giorni dopo comincio a montare, io non vedevo niente, io vedevo delle proposte che lui mi mandava di montare, ma in realtà io già montavo tutto. Io sono 10 puntate, dobbiamo passare a fine agosto, li dobbiamo dare ad Amazon a fine agosto, pensate che forza, che non è un montatore, sono 5 montatori. Cioè, quindi è una catena di montaggio, quindi ho lavorato con il vecchio cinema, quello che si faceva una volta. Quindi sono orgoglioso di aver avuto Leone, grande regista e grande produttore, persona che mi ha aiutato tanto nella mia carriera, è stato veramente un dono di Dio. Sordi, che è stato soprattutto un grande amico, e sono lasciato perdere la stima, una persona alla quale anche ho voluto bene, e soprattutto è stato una persona che mi ha spinto ad amare la commedia. Briga, quei personaggi di una Roma sparita che non mi stanno più, quei loro pregi e loro difetti. Un po' di nostalgia viene, però il tempo va avanti, non dobbiamo nemmeno essere un pochino troppo nostalgici. Ricordiamocelo con nostalgia, bella nostalgia, un bel ricordo, come una bella carezza della memoria, come dico mio. Però dobbiamo guardare in avanti, perché se guardiamo sempre indietro non saremo mai contenti, non sapremo mai capire come andremo a finire nel futuro, capito? Quindi bisogna, insomma, a un certo punto guardare in avanti. Adesso abbiamo la tecnologia, sta a noi farla funzionare nel migliore dei modi e fare in modo che ci aiuti e che non combina danni, perché essendo un mezzo molto potente, come tutti i mezzi molto potenti, è utilissimo, se risolve tanti problemi, ma crea anche tanti problemi. Ultima domanda, qua davanti. Allora, volevo chiederle, per diventare così brillanti come lei, sia nella felicità che nella drammatica, un giovane che vuole fare il suo lavoro, deve avere questo talento proprio da sé, oppure è grazie anche alla scuola che diventa così brillante? No, credo che sia una sensibilità che nasce dentro di te, è un talento un po' naturale, non so come dirti. Però tutto parte da una grande spinta propulsiva, che è quella di amare la gente, essere affascinato dalle persone, nei loro pregi e nei loro difetti, e andare sempre a pescare quel dettaglio che ti fa ridere, essere quindi ricchi di ironia, ricchi di curiosità e sempre tesi verso lo stupore delle cose. Se uno comincia a vederle invece con distacco, con antipatia, a odiare il periodo che stiamo vivendo, allora incomincia, vuol dire che insomma, sta andando verso la depressione, verso una misoginia che non va bene, non può funzionare un attore. L'attore deve amare quello che poi va a raccontare, no? O il teatro o il cinema. Quindi, prego. Secondo lei c'è una crisi nella scrittura? Quello che io ho notato ultimamente, io sono appassionata di cinema, ma anche di serie televisive, mi sono resa conto che a volte i film usciti ultimamente non mi appassionano, non hanno storie interessanti quanto a volte le serie. È vero che la serie si sviluppa in tante puntate e ha più chance di farti vedere, di farti vivere tante situazioni, ma è anche vero che a volte finisce un film e ti dici, ah, cioè questa è la, cioè mi hai fatto stare quel due ore, ah, e quindi ci guardiamo a volte io e
gli altri dicono... Il problema secondo me è quanti film sono stati fatti da quando è nato il cinema ad oggi, miliardi. Un po' come la musica, insomma. Miliardi. Però il tutto sta nel trovare un altro tipo di angolazione, un altro tipo di sguardo, un altro stile. È difficile, è molto difficile, perché la realtà di oggi non è come la realtà di ieri. La realtà di ieri era una realtà in cui tutte le piazze erano un teatro. Oggi la gente parla molto meno di prima, c'è molta meno comunicazione, non si parla più da finestra a finestra, cioè, tutti sono molto più ritirati, sono molto più sospettosi, tutti sono molto più interessati, quindi è difficile. Però nonostante questo c'è da raccontare. Quindi possiamo dire c'è una crisi di scrittura? Sì, probabilmente, come ho detto prima, c'è una crisi di scrittura, perché prima il cinema si appoggiava moltissimo a grandi scrittori, c'era una grande narrativa che l'aiutava. Oggi gli scrittori adatti al cinema, oppure la cui opera può essere adattata per il cinema, non sono così tanti, e allora qua si soffre. Il problema delle serie, sai, è un problema, bisogna stare attenti, perché le serie sono fatte tutte quante bene, però che cos'è? È una catena di montaggio, perché quanti sono gli sceneggiatori? 7, 8, 10, 12 che si danno il cambio, quanti sono i registi? Mica uno, sono 7, sono 8, sono 9. E dov'è la cosa dell'autore? Dov'è l'anima dell'autore? No, non c'è, è la confezione del prodotto, no? Allora, ecco, io questa serie ho cercato in qualche modo di dividerla con Arnaldo Catinari, che ha diretto la fotografia, è passata la regia, ci siamo divisi le puntate. Lui ha fatto più di me, però io ne faccio tanto, devo recitare ogni giorno per 3 mesi, stavo sempre in scena, no? È impossibile fare una cosa, non è un film. Quindi... Noi siamo riusciti in 2, però ecco, le serie sono frutto di un prodotto, una catena di montaggi, dove però c'è sempre dove c'è l'abilità dentro di attrarre lo spettatore a seguire la seconda, a seguire la terza, a seguire la quarta, a seguire la quinta, a seguire la sesta, di lasciare. Quindi c'è un po' di geometria dentro, è fatta un po' in maniera... Quindi film, però nello stesso tempo c'è più libertà di scrittura, perché poi in realtà spaziale. Io per scrivere questa serie ci ho messo 2 mesi, niente, erano 10 puntate, abbiamo un record è stato, veramente siamo guardati come siamo riusciti, non lo sappiamo nemmeno. Perché era lì, c'era più libertà. O forse perché si chiama Vita da Carlo, quindi non era difficile raccontare anche cose della mia vita privata che mi appartenevano, quindi c'erano tante cose da dire, non lo so. Però indubbiamente è un problema quello del soggettista, dello scrittore, è un problema, quello della scrittura è un problema, assolutamente sì. Però abbiamo fortunatamente anche dei nuovi registi che cominciano a guardare la realtà in una maniera un po' diversa, in maniera anche un po' più anarchica rispetto agli altri, stanno dando uno stile con i Fratelli di Innocenzo, ok, non fanno commedie, fanno più drammatici, però hanno uno sguardo che è interessante, cioè nel futuro vedo che potranno dare delle cose sicuramente molto interessanti, ce ne sono anche altri come loro. Però è più complicato. Ok, grazie, siamo fortunati veramente in futuro. Sono adesso una cosa per 20 minuti, vorrei dire l'ultimissima domanda, sei breve, solo per questa. No, brevissima, soltanto il tuo rapporto che ha con il rock, perché prende parte integrante del tuo sonore, e se potevo Ma vorrei essere breve. Persone del mio libro che ha parlato di questo, se potevo trovare.
Certo, quella gioia. E c'era anche il momento della donna scena, ovviamente. Ma grazie. Per quanto tempo questi che secondo me sono condannati al suolo del rock, e non voglio fare mai. Ah, grazie per questa bella dedica. Giacomo, non ti muovere. La musica ha sempre accompagnato la mia vita quotidiana. Quando passo 3-4 giorni che non sento musica, poi quando metto qualcosa che mi piace, che è sempre una piccola droga innocua che mi dà star bene. Il rock, il grande rock non c'è più, insomma abbiamo avuto i grandi gruppi, i grandi cantanti e tutto, però ci sono altre cose. Io credo che le cose buone oggi non te le dà l'industria, le devi andare a cercare, le devi andare a cercare in rete, devi cercare delle cose minori che sono importanti. E magari lasciar perdere quelli che sono primi infatti in America, in Inghilterra, che sicuramente è una musica che non ci interessa. Dobbiamo essere abili ad andare in settori dove possiamo trovare la novità, l'azzardo, la sperimentazione in qualche modo, no? È così. Grazie. Non esisteranno più gruppi come lo Zapper, come i primi Who, come i Pink Floyd, sono stati la vetta alta, massima. Però probabilmente, forse prima o poi usciranno, insomma, usciranno cose nuove, diverse, magari che si ispirano anche un pochino a loro, però troveranno la loro strada. Per adesso dobbiamo soltanto essere bravi e pazienti e andare a cercarci la prima. Grazie ancora per la nostra generosità.